Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Devo dire che mi è presa la mano con queste blind bag perché appunto vorrei continuare a recensirvele, a scoprire nuove blind bag. Infatti questa qui che vedete della Shop Kings me l'avete consigliata voi, cioè uno di voi mi ha consigliato di prendere questa bustina. Farò questi video blind bag con cose sempre diverse, con bustine sempre diverse. Questa invece è una blind bag che ho ordinato su Candysan di Gudetama, che è un personaggio giapponese, ed inizierei proprio da questa. Questa blind bag l'ho presa sul sito Candysan, però sul sito non viene presentata in questo modo, cioè sul sito c'è proprio la bustina con un Gudetama e invece poi vi arriva così. Diciamo che il sito inganna un po'. Allora, Gudetama, per farvi capire, adesso ve lo faccio vedere. Ok, delusissima, perché il foglietto dove si possono vedere tutti gli accessori, tutti, in questo caso phone strap, che si possono trovare in bianco e nero, quindi non capirete niente. Gudetama è questo personaggio giapponese a forma di uovo sfalmato nei panini, nei brussel. Questo dovrebbe essere un gelato? Non lo so. Comunque, vediamo cosa ho trovato. Io sono molto molto curiosa, che credo sia il gelato o la crepe. Qui vi scrivo appunto il prezzo di questa blind bag che ho acquistato, però devo dire che è fatta molto bene. Ecco, così si nota di più. Questo è Gudetama, che in questo caso penso sia un budino o una crepe. Non credo che questo sia un gelato. Ed è molto molto carino. C'è anche la ciliegina, e anche se per esempio la ciliegina è sottile, penso sia abbastanza resistente, e comunque è molto carino. Qui c'è la vignetta. Diciamo che sono rimasta un po' delusa perché mi aspettavo appunto la busta con Gudetama, però va bene lo stesso. Adesso apriamo la Shop Kings. Allora, la mia amica Rita mi ha spiegato che sono degli elettrodomestici, della frutta, un po' di tutto kawaii, e che poi appunto possono essere utilizzati sulle matite. Quindi vediamo cosa troviamo dentro. E questa l'ho pagata 2,90 euro, quindi tiriamo fuori. Allora, ho trovato questa, che credo si trovi in tutte le bustine, una shopper. Poi ho trovato questo appunto, oddio, si apre. Qui appunto c'è la presentazione di questi e tutti gli Shopkins che si possono trovare. Io ho trovato, oh mio Dio, non so se essere contenta o dispiaciuta, di questo mio primo scartaggio della Shopkins. È un rotolo di carta igienica. Che bello, che fortuna. Allora, devo dire che qui è fatta un po' male, infatti non so se si nota, qui è un po' rovinata, e alla fine sono delle specie di gommine che vanno sulle matite, ma non sono gomme. Dai, sono rimasta un po' delusa perché c'erano, si potevano trovare cose molto molto carine, tipo, che ne so, il budino, guardate che carino, oppure che cos'è questo, l'avvocato. Io ho trovato Leafy, ovviamente non lo scrivo in italiano, però va bene, anche se mi sarebbe piaciuto trovare o questa, che dovrebbe essere una scarpa. Oh, che bellina questa! Ok, va bene, io sto scoprendo adesso questo mondo degli Shopkins. Diciamo che per le blind bag si va a fortuna, in questo caso non sono stata fortunata. 2,90 euro mi sembra troppo per aver trovato questo, però ho visto che ci sono altre cose più carine. E niente, come al solito fatemi sapere quale bustina volete che io recensisca, perché io vado in edicola e vedo quali trovo, insomma. E niente, io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!